Andiamoci a vedere questo servizio su Vanessa in Contrada e Francesco Arca. Francesco Arca e Vanessa in Contrada ci presentano la seconda stagione di Fosca Innocenti dal 13 gennaio su Canale 5. Numero speciale. Tutta la TV che vedremo. Fosca Innocenti arriva su Canale 5 alla seconda stagione della fiction ambientata in Toscana con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Innamorati? Intanto ripartiamo dal bacio. Abbiamo lasciato i loro personaggi tra le braccia l'uno dell'altra, ma non saranno rose e fiori, c'è chi si metterà tra di noi, dicono i protagonisti. Dettiziana Lupi, che sguardo birichino. Dettiziana Lupi, fatto di Cristina di Paolo Antonio. Per tutta la prima stagione di Fosca Innocenti, i due protagonisti si sono corteggiati, stuzzicati, inseguiti. Finché nell'ultima puntata si sono finalmente dati quel bacio che tutti stavamo aspettando. E che facciamo un piccolo spoiler: aprirà anche la seconda stagione della serie in onda su Canale 5 dal 13 gennaio. Quella che al netto delle implicazioni sentimentali era apparsa subito evidente era la grande complicità tra Fosca e Cosimo, che non a caso prima di innamorarsi erano stati amici per anni. Chiacchierando con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, abbiamo scoperto che anche loro sono grandi amici, come i due personaggi che interpretano, e che su alcune cose la pensano proprio allo stesso modo, per esempio sulla loro amicizia. Vanessa è nel mio cuore, dice lui, bello che pensi, bello. Lei concorda, anche Francesco è nel mio cuore, li voglio bene. Penso che l'amicizia sia la forma d'amore. Per me non c'è differenza tra ti voglio bene e ti amo. Se non per il fatto che con la persona che ami vuoi costruire una vita. Dove vi siete conosciuti? Incontrando a Forlanica da bambino. Ci siamo subito trovati bene e ogni volta che ci vedevamo, pensavo, chissà se ci capiterà mai di lavorare insieme. Sapevo che sarebbe stata una bella esperienza e lo è stata davvero. Arca, da buon senese, mi capitava spesso di andare a Forlanica. Incontravo Vanessa, chiacchieravamo, e anche io pensavo che sarebbe stato bello lavorare insieme. Nella vita frenetica di tutti i giorni non è facile coltivare l'amicizia, vi sentite spesso Incontrada. Cosa è possibile? Se sai che quella persona c'è, non è necessario telefonarsi tutti i giorni, però so che se alzo il telefono perché ho un problema, Francesco è il primo ad arrivare. Arca, io invece so che se le scrivo un messaggio adesso, lei lo leggerà tra 2 settimane, non è che non voglia rispondere, non li visualizzo proprio, ride. Incontrata, no, dai. E che a volte vedo che è arrivato un messaggio e penso, ok, finisco quello che sto facendo e dopo rispondo. Solo che poi mi dimentico, ride, però se leggo, ma ne so, ho un problema, aiutami, io chiamo subito. Arca, è vero, a parte gli scherzi. Vanessa è davvero di una generosità sconvolgente. Se hai una qualsiasi difficoltà, lei se ne fa carico e ti aiuta senza mai risparmiarsi. È capitato anche a voi, come a Fosca e Cosimo, di avere una storia d'amore con qualcuno che credevate solo un amico o un'amica? Incontrate? No, mai. Arca, mai. Può essere capitato che d'altra parte, che dall'altra parte, scusate, ci fossero sentimenti diversi dall'amicizia, allora ho preferito fare un passo indietro.
Continuiamo il confronto con i vostri personaggi. Mi sarebbe piaciuto fare il loro lavoro in contrada. Al vice questore non ho mai pensato, volevo fare la psicologa. Però questo ruolo mi ha preso. È bello stare in un contesto in cui hai un gruppo che ti segue. E poi è bello indagare. Io sono molto curioso, mi piace sapere. Devo sempre capire tutto, anche quando è inutile. Arca. Anche quando non serve. Arca. Con la chiantineria di Fosco ho vissuto una sorta di regressione perché tanti anni fa ho lavorato con mia madre in un'enoteca. Diciamo che conosco il mestiere. Fosco e Cosmo vivono in campagna, nel casale che lei in questa seconda stagione rischia di perdere. In contrada, io non potrei vivere né solo in città né solo in campagna. Per tanti anni ho vissuto in moltissime città, da Barcellona, dove sono nato, a Parigi, da Milano a Tokyo e a New York. Ora ho scelto di vivere in campagna, ma non potrei farlo per 365 giorni l'anno. Arca, sono nato a Siena e ho vissuto anche in campagna. Poi per esigenze di lavoro mi sono trasferito a Roma e sono diventato un perfetto cittadino. Mi piacerebbe tornare in campagna, ma la mia famiglia è contraria e siccome io non conto niente, se rimane in città. Con gli animali come ve la cavate? In contrada. Li amo follemente. Ho tre cani, Zelig e Tokyo, che sono due golden retriever, e Gina, la barboncina che è praticamente la padrona di casa. Sul set di Fosca, naturalmente, mi sono innamorato della cagnolina Alice. Ho detto al padrone di avvisarmi se farà dei cuccioli, perché uno di loro potrebbe diventare il mio quarto cane. Arca. Sono cresciuto con sette cani e poi, quando mi sono trasferito a Roma in un appartamento, ho preferito prendere due gatti. Da poco però è arrivato anche Camillo. Un cane piccolissimo che ama la follia, ma che non va d'accordo con i gatti. Avete presente quando si dice litigare come cane e gatto? A casa nostra ne abbiamo un esempio. Il grande amore però sono i cavalli. E le scene a cavallo che ho girato in posti innocenti mi hanno entusiasmato. Passiamo alla seconda stagione di Fosco Innocente, in contrada. Rispetto alla prima, ha ancora più forza che tanti punti di vista. Da tanti punti di vista, scusate, senza sminuire l'importanza dei casi di puntata. Al centro c'è il rapporto tra Fosco e Cosmo, che non sarà tutto rose e fiori. Anche per l'arrivo, scusate, di persone che daranno fastidio al loro amore. Arca. Come in ogni storia d'amore, anche tra Fosca e Cosimo ci saranno delle frizioni dovute sia ai rispettivi caratteri, sia all'ingresso di nuovi personaggi. Concordo con Vanessa. Diversamente da quanto, scusate, accade di solito, la seconda stagione di Fosca è strutturata ancora meglio della prima. Si va più a fondo nei rapporti, scusate, c'è più respiro anche nelle storie degli altri personaggi. So che forse è presto per chiedervelo, ma ci sarà anche Fosco Innocente 3, in contrada ci sarà e sarà la stagione finale. Sta per finire anche il 2022, come trascorrerete il Capodanno? In contrada, lavorando fino a febbraio sono in tournée, a teatro, con Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? Di Gabriele Pignotta, poi mi aspettano dei film. Sembra incredibile, ma impegni fino alla fine del 2024. Due sole pause. Quella di Natale, molto breve. E 10 giorni dalle Maldive che mi regalerà a gennaio e che ho organizzato già da mesi. Arca, Vanessa ha un'agenda che sembra un bollettino di guerra. Per passare un po' di tempo con lei, devi allegarla. Io sarò più tranquillo. Dopo la seconda stagione di Fosco ho girato un'altra serie e sono andato in Spagna per alcuni impegni di lavoro. Ora per le feste sono tornato con la mia famiglia a Siena, da mia madre e da mia sorella. La normalità, insomma, è un dono pazzesco. La cagnolina Alice è sul set come una star. La
cagnolina che fosca innocente adora, che vive con lei, con il cavallo Sansone e la gallina Giuliana. Si chiama davvero Alice Alato. È un border collie, ha 6 anni. E nella realtà vive con i suoi addestratori Carolina Basile e Michael Cammini. È golosissima di croccantini di manzo. Un giorno, durante le riprese di Fosca Innocenti 2, è successa una cosa curiosa. Prima che si accendesse la macchina da presa, Alice ha cominciato ad abbaiare. Ha smesso solo quando è stato battuto al ciak, facendo poi scena muta quando avrebbe invece dovuto abbaiare. Non ti fida, non vi fidate mai, non sono gli uomini a tradire, ma i loro guai. I loro guai. Francesco Arca in versione Cosmo, il bell'osso, con Maria Malandruco, 24 anni, che interpreta Susi, la cameriera dell'enoteca. Tra i girasoli, Vanessa Incontrada, 44, e Francesco Arca, 43. La serie diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Benjay Studios Italy. Scusate, è prodotta da Benjay Studios Italy. Tra le nuove entrate, Giovanni Scifoni e Sergio Muniz. Abbiamo lasciato i loro personaggi tra le braccia l'uno dell'altro, ma non saranno rose e fiori. C'è chi si metterà tra di noi, dicono i personaggi. Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore Fosca con Desiree Mofferini, 35 anni, che è l'ispettore Giulia De Falco. Anche se qui pensavo fosse stato meglio dire, per me non c'è differenza tra dire ti voglio bene e dire ti amo. Se non per il fatto che con la persona che ami puoi costruire una vita. Alla prossima. Mm.